Ciao, oggi siamo entrati in un nuovissimo episodio della Big Vanilla 2 e quest'oggi siamo nell'ultimo video in cui andremo a fare i regali ai nostri amici all'interno della serie, anche perché proprio quest'oggi dovrebbe finire la sfida settimanale in cui appunto bisogna fare i regali. Voi starete vedendo questo video probabilmente il 3 gennaio, ma io che lo sto registrando ora è il 27 dicembre, quindi un po' un gran buco temporale, ma oggi comunque andremo a fare i regali al buon Poggo e a Locky, che vi dirò la verità sono state le persone che più mi hanno fatto difficoltà perché non sapevo minimamente cosa regalare e nei commenti non ho trovato nulla che mi ispirasse tanto, quindi ho cercato di ragionare un pochettino e di pensare cosa potesse piacere a entrambi. Per Poggo non sono sicuro che gli possa piacere, ma gli andremo a regalare un doge, quindi un cane di quello diciamo legato al suo personaggio perché il cane è meme, e un corpetto di netherite con anche degli cosi sfarzosi tipo viola, diametista, adesso vediamo che cosa, rinominato tipo cappotto chic del doge, qualcosa del genere. Adesso cerchiamo di vedere per bene le cose da fare. Tra l'altro, al momento in cui sto registrando questo video, abbiamo ricevuto pochi regali, qualcuno, anzi molti, non ci hanno fatto regali, quindi chissà, magari nel prossimo video vedrete se qualcun altro ci farà regali in questi 5-6 giorni che mancano al giorno a cui finisce la sfida, perlomeno nel momento in cui lo sto registrando, o se dovremo dare un multi zero, perché mi sa che qua potrebbero volare degli zero. Comunque, senza perdere tempo, io direi di prendere subito i diamanti e toglierci... Sono stupido. Di prendere i diamanti e toglierci subito il dente. Quindi, craftiamo il corpetto e fare un corpetto perfetto di diamante non è così difficile, perché alla fine servono soltanto tre incantamenti che sono Unbreaking, Protection e Mending. Ora, oddio, potremmo mettere anche Thorns, effettivamente. Non ci avevo pensato. Sarebbe top se riuscissi ad avere subito gli incantesimi più preoccupanti. Quindi, tipo Protection e Spine... Protection 3. No, sapete che questo mi sa che non lo voglio fare. Facciamo così e proviamo a rincantarlo sperando che... No, ti prego, dammi Protection 4, per favore. Sii gentile con me, ti prego. Thorns 2. Vabbè, non è comunque male. Vediamo. Fire Protection. Togliamo immediatamente sto schifo e andiamo a cercare degli altri livelli, perché davvero questa cosa non si può vedere. Magari se usassimo un enchanting table diversa potremmo ottenere qualcosa di più interessante, tipo un Protection 4. Voilà, Protection 4 e basta. Va bene, però vuol dire che dobbiamo comprarci praticamente solo Mending, Unbreaking e Spine. Siccome sono temerario mi sono preso pochi smeraldi che dovrebbero essere esattamente quelli che mi servono, e se non mi dovessero bastare dovrò tornare indietro a rifarli. Tu per esempio, no? Ok, non è più arrabbiato con me, perché se vi ricordate nello scorso video, purtroppo per sbaglio, gli abbiamo dato una piccola spadata, quindi non ci odia più, guardiamo il lato positivo. E ora dobbiamo andare nei nostri villager a prendere Unbreaking 3 e Thorns, quindi Spine. Non è il momento di dormire, carissimi, bisogna prima lavorare. Unbreaking 3, però questo costa troppo, in teoria ne abbiamo uno che costa di meno. E dov'è che è? Si nasconde, Protection non ci serve, tu cosa vendi? Unbreaking 3 a 19, questo ci serve e lo prendiamo istantaneamente. E in teoria dovrebbe esserci qualcuno che vende Spine, no, così dormiamo. Dicevo, qualcuno che vende Spine a 15, solo che, porca miseria. Allora, dopo 25 minuti che lo cerco, l'ho trovato e incredibile, avevo preso gli smeraldi giusti, giusti. E abbiamo praticamente tutto ciò che ci serve per il buon Poggo, tra cui anche un cartello. Ci serve un lingotto di netherite, ma dovremo poterlo fare senza nessun problema. E un netherite upgrade che spero sappia come si usi, nel caso glielo scriviamo in un libro. Come sempre, dato che siamo qua, sfruttiamo la buona anvil di Locolokis, che costa un sacchissimo comunque mettere spine. Ogni volta devo diventare povero. Ok, manca soltanto spine e ho 15 livelli. Molto bene, ma ora il nome, perché il nome è importante. Quindi secondo me un cappotto super chic del doge potrebbe essere un bellissimo nome. Magari è un po', vabbè, a me piace, ok, a me piace, quindi lo metteremo. E tra l'altro è meglio del corpetto che ho io, cioè le cose che sto regalando praticamente sono meglio di quelle che ho io per me stesso. Ah, tra l'altro vi devo far vedere anche una cosa, perché nello scorso video ho finito le name tag, però per questo video, sia per il regalo di Locky sia per il regalo di Poggo, mi servivano delle name tag e Loco è stato così gentile da regalarmene due, e una in realtà l'ho comprata io dal suo villager, però me l'ha comprata lui perché costava di meno. Quindi in sostanza con 15 smeraldi abbiamo ottenuto 3 name tag. Ottimo, grazie Loco. Sto pensando a che colore potremmo mettere sul corpetto in netherite del buon Poggo, però ho pensato, dato che c'è Cat sul server, perché non chiedere a Cat qual è il colore preferito di Poggo? Così, capito, possiamo azzeccare il suo colore preferito senza neanche avere il dubbio. Quindi, ciao Cat, per caso sai qual è il colore preferito di Poggo? Mi serve per il suo regalo, speriamo che mi risponda. Non ricordo, se non erro il giallo arancione circa, che è un riferimento al suo personaggio. Ok, quindi potrei usare semplicemente l'oro che ho tipo qua,
Però io sono uno smiting più che altro. Questo è un bel problema. Vediamo se è orribile questo smiting. Ma intanto devo potenziare il corpetto facendo così. E ce l'abbiamo in netherite. Poi se io facessi una cosa di questo tipo... È carino, eh? No, così è bello. Però voglio duplicarlo questo smiting. Come si fa? Smiting template. Vediamo se me lo fa duplicare. Mi serve della blackstone e dei diamanti. Va bene, dai, lo facciamo. Sbang. Abbiamo il corpetto di Pogo. Ma sì, dai, ma che ce frega. Li rifarmiamo i diamanti. A noi non interessa. Dobbiamo prima di tutto apparire super chic. E poi possiamo parlare. Quindi farò anche il mio corpetto verde. O forse i piambali. Vediamo cos'è. Proviamo tutta l'armatura. Il pezzo che più mi piace lo faccio verde. Però ne facciamo solo uno perché sennò divento povero. Quindi, la belli gambali, Corpetto, i piedini. No, si fanno i gambali. Guarda che belli. Li faccio subito. Andata. Sbam. Guardate che stile. Bellissimi. Non ci resta che andare a prendere il suo cane, che se non erro si trova in questa zona qua, perché mi sono scordato di dirvelo, ma mentre stavo esplorando per cercare della clay, ho trovato una zona in cui spawnavano cani. Io ho pensato di regalarne uno anche a Marco. Quindi a Marco, oltre ad avergli fatto la Pokéball e il Dragonite al suo interno, ho anche portato un cane che ho rinominato come Coco, che per chi non lo sapesse è il nome del cane che lui aveva nella Big Vanilla 1, che è un sacco memato perché durante gli eventi del Big Ladro ha iniziato a volare, è morto, è rinato 25 volte, quindi secondo me è stato un regalo molto carino. Però ora mi servono dei cani da chiamare non Coco, ma Doge, quindi i cani quelli meme. Che poi è da inizio video che sto dicendo Doge, ma molti di voi magari non sanno cos'è, quindi vi faccio aprire un'immagine a schermo ora, che è tipo quel cane che avete visto sicuramente almeno una volta, meme, che Pogo usa sia come suo personaggio sia come mascotte del canale, possiamo dire. Solo che non vedo cani e questa cosa non è bella, perché erano qua la zona in cui spawnavano. Spawnavano perché ora non spawnano più. Quella è una mucca, quella è una birch. No. Bene, non ci voleva questa. Un doggo, ce l'abbiamo. Ora dobbiamo soltanto portarlo con noi a casa del buon Pogo. Quindi vieni qui, vieni qui. Ok, l'abbiamo legato. Secondo me la via più semplice potrebbe essere quella via mare, perché non ho una barca, dannazione. Dove l'ho messa? Mi hanno rubato la barca. Di solito giro sempre con una barca. Vabbè, vieni qua, carissimo. Bisogna che entri in questa imbarcazione. È super sicura, sono sicuro che ti piacerà. Ora andiamo dal tuo nuovo proprietario. Si chiama Pogo, è simpatico ed è un cane anche lui. E dopo aver fatto scalare una montagna ad un cane, che è una cosa strana, vediamo se qualcuno gli ha messo le cose in casa. Sì, direi di andare in casa. Quindi cagnolino, vieni qui dentro. Molto bene, ti metto anche una barca. Chiamiamolo Doge, molto bene. E a fianco a lui gli mettiamo una cassa con un cartello con scritto regalo per Pogo da Nico. Poi gli mettiamo una freccia qui. Addomestica mi può essere riassuntivo. Poi qui dentro gli mettiamo il cappotto super chic del Doge. Gli mettiamo delle ossa. E infine dovremmo mettergli anche un libro, che ora andremo a scrivergli. Ciao Pogo, come regalo di Natale ho pensato di regalarti un piccolo Doge. Ma per non farlo essere un cane qualunque, ho pensato che un cappottino super chic e anche super potenziato potesse essere il contorno perfetto. Buon Natale, Nico. E lo rinominiamo per Pogo. Sign, e qua dentro lo mettiamo. E voilà, anche il regalo per Pogo è stato ufficialmente fatto. E dopo averlo segnato anche nel nostro libretto, ci rimane soltanto una persona, ovvero Locky. E il regalo per Locky, ho avuto davvero tanta difficoltà a trovarlo, ma forse ho trovato qualcosa che potrebbe essere interessante, perché Locky tempo fa aveva una vanilla che io anche seguivo, che era la Tabicraft insieme a tanti altri youtuber. E dentro questa vanilla lui aveva tantissime meme, tra cui il fatto che fosse, diciamo, un pipistrello, ed era molto fissato con tutte queste cose qua, tant'è che aveva fatto pure una texture pack. Quindi ho pensato di provare, perché non so se sarà facile, a catturare un pipistrello da chiamare Cenerino, come appunto si chiamava il suo pipistrello, e eventualmente anche di prendergli un cavallo nero, che era la sua Batmobile, quindi l'auto che usa Batman, pipistrelli e tutto un gran collegamento. E anche questa era una sua, diciamo, un suo mob all'interno della sua vanilla. Quindi due mob per Locky, di cui la Batmobile lo facciamo sicuramente, il pipistrello se riusciamo, perché non è facile prendere un pipistrello in quanto le corde non si possono usare su di lui, quindi lo dobbiamo intrappolare e spingere in qualche modo dentro casa di Locky. Anche perché neanche le barche e i minecart si possono usare, quindi vi posso assicurare che sarà molto difficile. Approfittiamo della notte, non perché i pipistrelli possano spawnare, perché tanto non spawnano di notte ma spawnano nelle caverne, ma approfittiamo del buio per cercare di essere amici di pipistrelli e quindi
quindi mimetizzarci. Ora, per fortuna, vicino a casa di Loki è presente una miniera e io mi auguro e spero che dentro quella miniera ci sia almeno un pipistrello che io possa intrappolare e in qualche modo cercare di far arrivare a casa di Loki. Vi dico che sarà un'avventura davvero difficile, potrei arrabbiarmi, potrei urlare, potrebbe esserci un timelapse come potrebbe riuscirmi al primo tentativo. Fatto sta che non ho preso le name tag, quindi me ne torno a casa. Questa è la caverna che avevo visto e io mi auguro che qui dentro ci sia almeno un pipistrello. Ora non ne sto vedendo, questa cosa non è la miglior cosa che potesse succedere. Zero pipistrelli? Neanche uno davvero? A parte sto ferro che sarebbe da prendere perché sto consumando un sacco di risorse, ma non c'è neanche un pipistrello per davvero? E questo è un problema, perché se non c'è qua bisogna che andiamo a cercarlo da qualche altra parte. Ma purtroppo non ne abbiamo per niente. Peccato, questo è un peccato. Voglio vedere se il mio piano B per caso ha fruttato in qualche modo, ma non penso che l'abbia fatto. E ora vi farò vedere di che cosa sto parlando. Ieri sera, infatti, quando mi sono messo a pensare ai regali di Loki, mi è venuto in mente di provare a scavare sotto casa sua una sorta di stanza oscura in cui potessi cercare di far spawnare un pipistrello. Secondo me non è spawnato nulla, anzi ci saranno soltanto magari zombie o robe strane. E anzi, forse non c'è proprio niente. Bene, piano B già andato. Allora, un pipistrellino l'ho trovato. Il problema è che dobbiamo portarlo a queste coordinate qua. Quindi dovrebbero essere queste le coordinate. Aspetta, scriviamole in chat, tanto non c'è più nessuno sul server. A 56 72 meno 200. Il che è difficile perché dobbiamo tipo bloccarlo in un angolino e piano piano spostarlo. Sarà davvero una cosa complicata. Tipo ora dovrebbe andare in una zona... Dov'è finito? L'ho perso. Se riuscissi a venire qui, bro, saresti tipo il pipistrello più forte del mondo. No, c'eri quasi, guarda, qui dentro. Ah, sviluppatori di Minecraft, carissimi. Perché la tua guarda no? Perché? Spiegatemi, c'è un motivo. Ok, l'abbiamo boxato. Bene, ora dobbiamo fare un tunnellone e portarlo in qualche modo avanti e non indietro. Ecco, non in questo modo, per esempio. Allora, dopo 20 minuti, penso, avrete visto un timelapse o qualcosa del genere, sono riuscito a prendere questo pipistrello. Ora bisogna creargli in qualche modo una gabbietta. Bisogna dare nome al nostro cosetto e lo chiamiamo Cenerino. Molto bene, sbam. E anche questo ce l'abbiamo. Devo svuotarmi un attimino l'inventario qui dentro. Spero che non sia un problema per il buon Loki. Poi riprendiamo tutte le cose. E dobbiamo portare il pipistrello qui dentro. Tutto sto schifo, poi lo sistemiamo, ve lo giuro. Ora, Cenerino, devi fare solo una cosa. Venire qua, anzi intanto ti do il nome prima che despawni o cose strane. Quindi vieni qui e poi saliamo insieme. Dai, dai bro, bravissimo, bravissimo, l'ultimo blocco. E ora saliamo, sali, sali e sali. È entrato! Non ci credo. No, non ci posso credere. Ora devo riuscire a uscire io però senza far uscire lui. Ok, è stato semplice anche questo in realtà. Ed ecco qua che vi posso ufficialmente annunciare che Nico ha catturato Cenerino. E ci ho messo una vita. Benissimo, però uno ce l'abbiamo. Ora, speriamo che nessuno lo liberi prima che Loki lo possa vedere. Ma tu che ci fai qua di preciso? Via, sono già abbastanza impegnato. E qui ci mettiamo direi un cartello con scritto Cenerino by Nico. Ora facciamo un recinto e in questo recinto dovremo andare a metterci dentro il cavallo che si chiama Batmobile. Batmobile è più carino così staccato. Ci serve soltanto un cavallo. Credo che abbiamo il nostro cavallo finalmente. Lui è decisamente una Batmobile perché è tutto nero fortunatamente. E ce l'abbiamo fatta dopo un sacco di tempo che sto cercando sto cavallo. Non mi interessa se è veloce o meno, glielo prendiamo a prescindere. Di vita siamo messi bene, di salto non credo gli interessi tanto, di velocità potrebbe interessare. Mamma mia, ma quanto è lento. Vabbè, sentite, è il pensiero che conta. E finalmente, dopo una lunghissima avventura, abbiamo recuperato anche l'ultimo pezzo dei regali della Big Vanilla, ovvero il nostro bellissimo ed incredibile, devo uscire e chiudere il cancello subito, Batmobile. Qua ci sono un po' di cose che forse dovrei spostare. Sposto la cesta di Loco tipo qua. Ci scriviamo, facciamo sia una freccia di qua che una freccia di là. Regalo per Loki da Nico. E voilà. E ora non ci resta altro che scrivergli un libro in cui gli spieghiamo appunto che sono i suoi animali della Tabicraft. Ciao, come regalo di Natale ho pensato di regalarti due pet risalenti ai tempi della Tabicraft, quando ancora ti consideravi un pipistrello. Ecco quindi a te il pipistrello Cenerino, che ho rincorso per un'ora per rinchiuderlo qui, e il tuo cavallo
Batmobile, Polka e Pipistrello, spero ti piacciono, buon Natale Nico, firmato per Locchi. E con questo possiamo ufficialmente dire che abbiamo finito tutti i regali all'interno della Big Vanilla. È stato lungo perché ci ho messo davvero un sacco di tempo, ma secondo me abbiamo fatto dei regali davvero assurdi. Mettiamo quindi la spunta anche su Locchi e io vi dico che per oggi è tutto. Ora non ci resta altro che vedere cosa ci hanno regalato gli altri e dargli un voto, ma questo lo faremo nel video di venerdì. Per oggi quindi è tutto, buon Natale a tutti e felice anno nuovo.